prima di entrare nel vivo della narrazione e presentare tutti gli illustri ospiti presenti, vorrei fare una breve introduzione sul libro. Il pilota di Arafat è un romanzo edito da Pagine di Luciano Lucarini. I commenti introduttivi sono a cura di Gianfranco Fini e Massimo D'Alema. Entrambi si sono interessati alla figura di Arafat e D'Alema lo ha conosciuto bene. Inoltre Marcello Quaglia, il comandante Quaglia, che è il protagonista del romanzo, oltre che il pilota personale di Arafat per 5 segretissimi anni, è stato loro pilota. Quindi è molto interessante la lettura del libro già dalle prime pagine in cui ci sono questi commenti così interessanti. Ciò che è importante da dire per approcciarsi alla lettura del pilota di Arafat è che non si tratta di un libro politico, non vuole infatti prendere posizioni, non si parla di Arafat dal punto di vista politico o storico, nonostante ci sia comunque la narrazione nel contesto storico in cui appunto è vissuto, ma si tratta di un reporter su Arafat dal punto di vista umano, quindi degli aneddoti raccontati dal pilota, dal pilota personale di Arafat, che ha avuto il privilegio di conoscerlo molto bene, perché per 5 anni ha appunto lavorato per lui e quindi l'ha conosciuto sotto tanti punti di vista. Il pilota di Arafat è il secondo libro della giornalista Lucilla Quaglia ed è molto particolare raccontare che si tratta della seconda storia che riguarda la sua famiglia. Il suo primo libro, infatti, le edizioni Albatros, L'uomo che non c'era, racconta della storia d'amore tra la nonna di Lucilla Quaglia e una spia americana. Quindi si tratta di una spy story. Ecco, un saluto all'ambasciatore del Belize, Nunzio Alfredo D'Angeli, che ci ha appena raggiunto. Della storia, della spy story che racconta un po' questo amore tra la nonna e la spia americana, mentre il pilota di Arafat racconta invece la storia del padre, del comandante Quaglia, e del suo rapporto con Arafat. Per chi non conoscesse la giornalista Lucilla Quaglia, autrice quindi di due libri, lei è laureata in scienze politiche, dopo aver collaborato con varie testate nazionali, tra cui GR1, L'Espresso, L'Indipendente. Dal 1993 scrive quotidianamente di costume per Il Messaggero, per il quale cura anche l'inserto settimanale Casa, e per 10 anni si è inoltre occupata di politica internazionale. Adesso vorrei presentare gli illustri ospiti di oggi: Marcello Quaglia, che è appunto il comandante protagonista del libro, che dall'88 è stato il pilota personale di Arafat, e l'ambasciatore del Belize, Nunzio Alfredo D'Angeli, che per molti anni è stato il banchiere di Arafat. Quindi, considerato che Arafat è stato uno dei 10 uomini più ricchi del mondo, ha detto della rivista Forbes, diciamo che ha vissuto in maniera molto intensa un periodo movimentato della storia contemporanea. Com'è stato vivere in un periodo così movimentato? Innanzitutto buongiorno a tutti, mi scuso per il ritardo, ma c'era traffico. Bene, io ero consigliere, poi dopo di conseguenza sono diventato banchiere di Arafat, uno dei banchieri di Arafat. Arafat era un uomo straordinario. Io sono ebreo di nascita, perché la mia nonna e la mia mamma erano ebrei, pertanto era un incontro, una cosa un po', un conflitto, no? E Arafat era un uomo il quale voleva la pace. Come succede che io incontro Arafat? Una lunga storia, ma ve la racconto in breve. Io ero a scuola, il mio nonno mi aveva mandato dai padri gesuiti, già che mia nonna era ebrea, essendo stato in prigione in Italia, a Torino, lui era siciliano, per 40 giorni nel 42, ha deciso di prendere le valigie e andare, però ha deciso che suo nipote, unico nipote ero io, di andare, dice adesso basta con queste cose religiose, andate, si va dai padri gesuiti, lì sono cresciuto. Poi sono stato a Rosenberg, a San Gallo, e di lì cosa ho fatto? Avevo un mio compagno di camera, il quale era arabo, ma io
capite che a quell'epoca neanche ci pensavo cosa fosse un arabo vicino a me, era uno simpatico, poi gli avevo insegnato a bere il vino, mangiare il prosciutto e così via. Poi mio nonno mi manda, perché era lui il capofamiglia nostro, mi manda alla Boston University e io non ero molto bravo, devo dire, ma ho cercato di trovare una specializzazione in barter, ovvero baratto, il mercato dei paesi dove uno cerca, uno dal riso, l'altro dal petrolio.